No, e che risposta le do? Mi devi dire di sì o di no. Se gli italiani... Se gli italiani voteranno il PD, è chiaro che il Presidente del Consiglio lo farà uno del PD. Che però anche Gentiloni del PD. Si è trovato male con Gentiloni. Noi non abbiamo problemi, siamo una bella squadra. Sì. Quindi non si preoccupi, non litighiamo io e Gentiloni. Per anni hanno detto, Renzi e Gentiloni. Una squadra che ha lavorato perfettamente. Se il candidato a fare il Presidente del Consiglio lo esprimerà un'altra forza politica, dipenderà dai risultati elettorali. C'è una caratteristica di Gentiloni che gli invidia in maniera sana? E dalla decisione del Presidente Mattarella? No. No, una caratteristica politica, invidia, personale. Invidia, no, ma, che scusi, ammiro sì. No, scusi. Ammira, va bene, ammira, qual è? Posso dirle però che c'è un po' di differenza tra invidiare e ammirare? Sì, sì. Perché invidiare è una parola cattiva. Ma è perché abbiamo una cultura italiana per cui si pensa che l'invidia sia solo dei cattivi, invece io pensavo a una cosa... No, l'ammirazione è bella. Ma cioè, certo. Io dico, caspita, come... Per esempio, Gentiloni è molto più, possiamo dirlo, calmo di me. Calmo? Ve l'avete accorti, no? Sì, cioè, come caratteristica le signore annuiscono. Diciamo, ha una caratteristica molto più posata, più sobria, ed è una delle caratteristiche per le quali gli ho chiesto di fare il ministro degli esteri quando ero Presidente del Consiglio. Io ho scelto Gentiloni come ministro degli esteri perché lo stimo e lo apprezzo molto e credo che abbia fatto un ottimo lavoro anche come ministro degli esteri. Bene, questa caratteristica è una caratteristica positiva. Io non voglio invidiare una persona. Entrambe. Dopodiché, ognuno ha la sua. Se io mi gentilonizzassi, non sarei credibile. Se Gentiloni si renzizzasse, non sarebbe credibile. Allora, ognuno ha il suo carattere, l'importante è giocare in squadra e lavorare nella